Oggi 18 settembre, ore 17, siamo qui sul lungomare di Ostia, dove SEL ha organizzato questa manifestazione per un mare di legalità per tutti. Un mare di legalità per tutti, ottimo, e ovviamente l'associazione Mare Libero di Ostia ha logicamente aderito. Siamo qui anche noi un gruppo con i nostri cartelli. Anche loro vogliono liberare il mare di Roma. Benissimo. Vogliamo liberare il mare di Roma dalla gabbia di cemento che lo tiene prigioniero, dalla mancanza di prospettive che questa gabbia di cemento rappresenta. Vogliamo che il mare di Roma venga liberato perché con lui verranno liberate risorse in grado di dare una prospettiva di futuro economica a tutto il nostro territorio e alla città di Roma tutta. Per sconfiggere la criminalità non possiamo rimanere con le mani in mano, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Siamo qui oggi per chiedere che senza se e senza ma vengano revocate le concessioni. Siamo all'inizio dell'autunno, fra poche settimane l'estate finirà e non parleremo del mare di Roma fino all'inizio della prossima stagione balneare. Dobbiamo fare in modo, a partire da oggi, che il prossimo anno non ci sia più questa situazione di illegalità, questa situazione di sfruttamento predatorio delle risorse di tutti. È un atto coraggioso quello di venire qui e di poterlo urlare ai quattro venti, il fatto che ad Ostia c'è la mafia. Prima tutti potevano fare finta di non sapere, oggi nessuno invece si può voltare dall'altra parte. Lo dice una forza politica, lo stanno dicendo le associazioni, lo stanno dicendo i cittadini che oggi finalmente aprono gli occhi e capiscono che questa non è la normalità e non deve essere la normalità. Gli spazi, il tempo, gli stili di vita, la possibilità di poter attraversare i luoghi sono dei diritti inalienabili che noi come forza politica, come Sinistra Ecologia e Libertà vogliamo ribadire qui oggi, ma che faremo in modo di testimoniare all'interno di tutte le istituzioni, che sia il Parlamento, che sia il Consiglio Comunale, che sia il Consiglio Regionale. Perché oggi finalmente non c'è più quella distanza tra i cittadini e la politica, perché non c'è più quel bluff che ci hanno voluto raccontare, per cui tutti sono uguali. No, noi sappiamo da che parte stare, i cittadini hanno capito che Sinistra Ecologia e Libertà sta da una parte, che è dalla parte della legalità, e siamo qui per poterlo raccontare. E altri momenti saranno quelli in cui continueremo a ribadire e a urlare il fatto che qui c'è la mafia, ma ci sono anche le persone per bene che davanti a questi soprusi dicono di no, e noi saremo sempre accanto di coloro che continueranno a urlare questo no. Passo ora il megafono al senatore Massimo Cervellini di Sinistra Ecologia e Libertà. Sì, Sinistra Ecologia e Libertà, oltre alle cose che già abbiamo detto, fatto, è l'unica forza politica che le ha fatte in tempi non sospetti, non solo dopo l'esplosione della vicenda drammatica, appunto, della presenza, dominio delle strutture della criminalità all'interno, appunto, del municipio, ma l'abbiamo fatto quando magari tutti si voltavano dall'altra parte. E anche magari qualche paladino che adesso, insomma, scopre, si elegge o autoelegge come il risolutore delle situazioni. Quindi è una forza politica, seppur modesta nella vastità e nel numero, però che è sempre stata, sempre è e sempre sarà sulla l'onda, per usare un riferimento, appunto, marino, che della battaglia, appunto, contro la criminalità e dell'uso incredibile. Quando la criminalità riesce a migliaia, centinaia di migliaia di cittadini e soprattutto si impossessa di un bene straordinario come quello del mare, e non solo per una città come Roma, ma in termini proprio di valori umani, beh, appunto, non si può stare incerti, non si può fare ragionamenti di compatibilità, di trovare pur
appunto di mediazione di possibili appunto percorsi alternativi, no? Si deve stare appunto, come giustamente è stato detto dai nostri compagni, dalle compagne, da chi mi ha preceduto, bisogna stare nettamente da una parte, senza se e senza ma. Sinistra Ecologia e Libertà lo ha sempre fatto qui come altrove e dovremo continuare a farlo. Ovviamente gradiamo assolutamente la partecipazione, appunto l'impegno, perché certe battaglie, il modo per sconfiggerle è quella di isolarle, di sentire le persone, i cittadini che combattono soli e quindi soli anche davanti a tutte le difficoltà, quando non proprio le esplicite minacce. Noi di questo garantiamo, Sinistra Ecologia e Libertà, in tutte le sedi locali, istituzionali, sociali, a tutti i livelli dove siamo presenti, manterremo alta assolutamente l'attenzione finché appunto questo bubbone non sarà estirpato da questo municipio, da Roma e dal paese. Grazie. Adesso lascio la parola all'onorevole Filiberto Zaratti di Sinistra Ecologia e Libertà. Grazie. Dopo anni di denunce, di mobilitazioni in questo territorio per garantire a tutti i cittadini il libero accesso al mare, per garantire a tutti i cittadini il fatto che ci fosse trasparenza, che ci fosse legalità in questo territorio, piano piano, lentamente la verità viene a galla e finalmente è diventata così evidente che nessuno la può ignorare. Anche in questo territorio, nel nostro territorio, sul nostro mare, gli interessi delle mafie, delle camorre, delle organizzazioni criminali sono diventati prevalenti, hanno pervaso il nostro territorio, hanno conquistato le nostre attività commerciali. Ecco, questa è una verità che non si può più negare. Come combattere tutto ciò? Come può vincere la richiesta di legalità? Certamente iniziando dal fatto che coloro che hanno un bene preziosissimo, che sono le concessioni pubbliche, che gli consentono di fare notevoli affari, ecco, che questi concessionari rispettino le regole, che questi concessionari siano in grado di dimostrare il fatto che rispettino le leggi del nostro paese e che tutti coloro che non rispettano le leggi e che non rispettino la legalità devono essere puniti e gli deve venire sospesa e tolta questa concessione. L'altra grande battaglia che noi dobbiamo portare avanti è quella del fatto che un bene pubblico, un bene comune come quello del mare sia finalmente accessibile a tutti. Anche lì, dopo anni, decenni di diritti violati, di persone maltrattate, di persone lasciate sole quando tentavano di raggiungere la battigia, ecco, finalmente ci si rende conto che quello che è stato realizzato con la speculazione edilizia, con il divieto di arrivare al mare, è stato appunto il terreno nel quale le mafie sono cresciute e nelle quali la criminalità si è arricchita. Sinistra Ecologia e Libertà si batte da anni, le compagne, i compagni di questo territorio, gli ambientalisti di questo territorio si sono battuti per decenni e c'erano le orecchie sorde delle istituzioni che non volevano capire. Si preferiva andare a parlare con i balneari, con le grandi associazioni dei balneari e difendere quegli interessi e non i diritti invece dei cittadini e delle cittadine. Io spero che questo momento sancisca la fine di questa ingiustizia e che finalmente le persone possano tornare a godere di questo bene preziosissimo, di questo bene pubblico, di questo bene che è di tutti, che è il mare, e che tutti possano avere accesso al mare stesso. Queste sono le condizioni, le prime battaglie da fare per garantire un ritorno della legalità di questo territorio. Ostia rappresenta un bene comune, la città di Ostia rappresenta un bene comune, è un pezzo fondamentale della storia della città, è un pezzo fondamentale del percorso culturale di questo nostro territorio, e come tale deve essere rispettato e come tale va valorizzato. Non ci può essere democrazia nella città di Roma e trasparenza nella città di Roma se questa non parte da Ostia. Grazie. Lascio la parola al consigliere comunale capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, Gianluca Peciola. Beh, quando si dice che l'inchiesta e gli allarmi sulla mafia arrivano soltanto con Mafia Capitale, si dice un pezzo della verità,
Noi dobbiamo ringraziare la magistratura per il lavoro prezioso che ha svolto, dobbiamo ringraziare perché ci ha permesso di dare discontinuità all'azione politica anche all'interno del Consiglio Comunale. Dobbiamo però dire con la stessa nettezza e chiarezza che c'è una formazione politica che si chiama Sinistra Ecologia e Libertà, che sono anni che denuncia la presenza della mafia a Roma e nelle istituzioni, quando i prefetti, quando le forze politiche, quando i personaggi politici anche più in vista di fronte agli omicidi, alle gambizzazioni, agli incendi, parlavano di criminalità, eravamo noi insieme alle nostre associazioni, l'associazione da Sud, a dire che quello che stava accadendo era sicuramente un fatto di matrice mafiosa, che a Roma c'è la mafia, che ci sono delle bande criminali che non sono soltanto dedite al malaffare, ma che hanno messo in piedi reti di natura mafiosa in collegamento con le altre mafie delle altre parti d'Italia. Ebbene, l'abbiamo detto, interrogazioni, denunce pubbliche, siamo rimasti inascoltati, siamo rimasti anche stupiti di fronte a quanti ci dicevano che stavamo lanciando allarmi ingiustificati, che dicevamo cose pericolose per l'immagine della città. Ebbene, questo è arrivato e io penso che noi dobbiamo avere il coraggio politico di dire che a Roma non soltanto c'è la mafia, ma c'è la corruzione e c'è la necessità di una forte discontinuità politica e amministrativa, anche dentro il centrosinistra. Dobbiamo guardare però con massima attenzione a quello che sta accadendo, perché l'utilizzo politico delle inchieste non indebolisca le libertà democratiche e il ruolo degli enti locali. Questo va detto, questo riguarda Ostia, riguarda questo municipio, riguarda la città di Roma, perché c'è il rischio serio che quello che sta avvenendo, che la sacrosanta e l'importante azione della magistratura venga utilizzata dal PD nazionale per creare un'emergenza legata al controllo degli enti locali, per fare di Roma un laboratorio di carattere prefettizio nel governo degli enti locali. Ecco, noi diciamo sia la legalità per i diritti civili e sociali, perché la mafia si combatte anche attraverso la promozione dei diritti, il rilancio della questione sociale, il reddito, la conversione ecologica. Noi diciamo tutto questo, ma diciamo anche attenzione, perché non permetteremo di fare di Roma un laboratorio della cessione di sovranità degli enti locali nei confronti del governo nazionale. Questo è quello che sta avvenendo. C'è una presa politica da parte del governo e da parte del Partito Democratico Nazionale sulla città, si stanno togliendo poteri e prerogative agli enti locali, Roma rischia di diventare un laboratorio antidemocratico rispetto a quello che sta avvenendo nel rapporto tra Europa, governo nazionale e enti locali. Ecco, noi non possiamo permetterlo, non dobbiamo permetterlo, dobbiamo unire la lotta alla mafia alla lotta per la democrazia e per i beni comuni. È un crinale complicato, ma abbiamo l'obbligo civile, politico ed etico di conquistarlo e di arrivare a questo risultato. Grazie. In cui finalmente le istituzioni hanno aperto gli occhi sulla presenza della mafia questo territorio, noi vogliamo parlare anche di diritti sociali, vogliamo parlare della possibilità per le cittadine e cittadini di Ostia di avere più lavoro, di avere più servizi, di avere la possibilità di avere servizi sociali, servizi popolari, palestre, perché anche in questo modo si combatte la mafia. La mafia non è soltanto un'idea astratta di legalità, ma è anche la possibilità concreta appunto di poter avere servizi sociali che migliorano la condizione di vita di tutte e di tutti. Quindi oggi noi siamo qui per denunciare appunto quello che è successo, ma anche per chiedere di più alla politica cittadina e nazionale. C'è bisogno di servizi per questo territorio, c'è bisogno di lavoro.